direttamente da lei c'è l'altra straniera, Natasha Kirnich, una cecchina che potrà certamente dare il suo in questo match di ritorno. Sì, e non dimentichiamo anche il rientro di Landry da un paio di gare. Sicuramente hanno una rotazione maggiore tra i terzini e Salerno, dove può dare fiato a quelle che sono in questo momento le titolari. Ed è il Salerno che manovra palla su Leike Gomez. Manojlovic arriva a Lauretti Matos, che scarica sulla Dalla Costa. Manojlovic, e arriva a Giuseppe Napoletano, il capitano della squadra. Sì. Per la prima. Stupisce la scelta di Lauretti Matos all'ala destra al posto di quella che dovrebbe essere titolare, Romeo, forse non al meglio, quindi rinuncia a una mancina nel ruolo di ala destra a Salerno. Ricordo che Vittorio Romeo è un ex di turno, ha fatto una stagione qui al Palamasotti. Beatrice Pugliara spinta fuori campo. Sì, inizio gara con un buon ritmo da entrambe le squadre, e sembra prospettarsi una gara avvincente e tecnicamente valida. Rete valida confermata, quella di Tina Oyeswold, il primo match, la prima rete dell'incontro a firma norvegese a 1 minuto 40 secondi. Pensavano a un fallo di sfondamento, così sì. Non hanno optato per gli arbitri, che hanno convalidato la rete. Sì, esatto, la difesa di Salerno chiedeva un fallo di sfondamento, ma a mio avviso Oyeswold si è fermata prima del contatto. E qui un tiro deviato. Inganna completamente Barbara Meneghin, che la ritroviamo tra i pali. Sì, Barbara, fondamentale il suo rientro, ha saltato per un leggero infortunio le ultime due gare, presente in panchina solo per onore di firma e perché è un atleta che fa squadra, ma è molto importante ritrovarla oggi in campo. Firma, altra firma estera, quella di Suleki Gomez per il pareggio. Attenzione, veloce contropiede innescato dalla Ferrari, che trova puntuale Giuseppa Napoletano per la sua seconda, anzi per la sua prima rete di questo match. 2-1 sta conducendo Salerno. Sì, Odelza aveva trovato bene Coloredo sulla linea libera, ma è un'errata ricezione, ha permesso un veloce contropiede di Salerno. Diciamo che il Salerno ha mandato un messaggio chiaro all'Oderzo: attenzione, non sbagliare, perché ci sono queste ripartenze che possono far male. Sì, poi con la capitana è una classica azione di Napolitano, e questo è un classico tiro di Giorgia Di Pietro che sorprende Ferrari. Nonostante siano compagni nazionali, si fa sorprendere dalla specialità di Giorgia Di Pietro. 2-2 il match. Da quest'altra parte precisa l'entrata di Barbara Meneghin sull'entrata della numero 24 Lauretti Matos, che dal lato destro ha cercato di infilare la porta difesa dalla portiera trevigiana. 2-2. Sì, dicevo prima, Lauretti Matos non nasce certamente alla destra, e anche se ha effettuato un buon tiro in semi-eret, ma ha trovato Meneghin pronta. E vedo Oyeswold in buona serata, con molta iniziativa ispirata. E questo è importante per Oderzo, trovare le iniziative della norvegese. Abbiamo visto come Cavallaro tenda ultimamente a spostare la norvegese sul lato sinistro per ingannare il portiere, allargarsi e cercare l'altro angolo. Peccato che la traversa abbia deviato il tiro di Tina Oyeswold. Possesso palla Salerno, pallone che arriva a Manojlovic, arriva il pallone alla Stettler, pivot del Salerno, per depositare il 3-2. Sì, diciamo un po'
controllo non semplice di Manojlovic, ma ha trovato poi Stet libera sulla linea che ha facilmente messo a segno la rete. E vediamo che fa molto movimento Salerno in attacco, incroci continui per cercare di smuovere la difesa solida di Oderzo. Abbiamo visto come la Cubana Gomez tenti di tenere distante la sua connazionale Duran, come abbiamo visto una percussione, e da quest'altra parte fa buona guardia anche la nostra Sabina Vitobello, che tiene alle dovute distanze anche la Gomez, che il suo lancio sulla fase offensiva del Salerno, come abbiamo visto, si è persa sul fondo. Pericolo scampato per la Mechanic System, Di Pietro centrale, Duran terzino sinistro, taglia Beatrice Pugliara. Sì, è chiaramente una scelta studiata in settimana, visto che Gomez si alza su Duran e si va ad attaccare col pivot o con il taglio di Pugliara, come adesso, lo spazio dietro al secondo che è uscito. E infatti spesso sono arrivati i palloni finora in quella zona. Qui forse una forzatura un po' di Di Pietro, si poteva ancora cercare di muovere palla per trovare un tiro migliore. Evidentemente le ragazze dell'Oderzo, fortuna vuole che il tiro della Suleki Gomez finisca in questo caso sulla traversa e finisca sul fondo. Nessuno ha toccato il pallone, per cui possesso palla Mechanic System. Dora Di Pietro, veramente questo sottomano che inganna Ferrari, che si siede e la palla si infila nel sacco per il 3-3. Sì, sembra impossibile, ma pur conoscendo benissimo Di Pietro, Ferrari ancora non ha preso le misure su questi tiri sottomano. Qui corretto fallo e ammonizione, perché Costa ha trattenuto il pivot Stettler, che era senza palla, quindi sanzione. Gomez, Manojlovic, Dalla Costa, Beatrice Pugliara cerca di anticipare il Napolitano, purtroppo l'ultimo tocco è suo, rimessa in gioco Salerno, Manojlovic, Gomez, Dalla Costa, Manojlovic, molto brava Costa, stava uscendo, aveva indovinato, aveva interpretato la mossa, gli arbitri fermano. Sì, c'era un fallo precedente su Manojlovic e vediamo che comunque Salerno sta trovando qualche difficoltà a trovare spazi nella difesa di Oderzo, che pur in 5-1 riesce a dare compattezza nella zona di 6 metri. Buon lavoro del muro dell'Oderzo, come vediamo hanno difficoltà le giocatrici del Salerno. Attenzione, Manojlovic, Dalla Costa, ancora da quest'altra parte il bella pallonetto. Bello l'assist di Dalla Costa e Lauretti con classe in pallonetto supera Meneghin. Però dicevamo, Salerno che sta trovando qualche difficoltà ad andare al tiro con tiri puliti. E ancora un taglio in quella zona e stavolta sfortunata Di Pietro, ma ci stava il tiro. Sì, si affidano evidentemente più ai tiri della Giorgia Di Pietro che alla Duran, che è completamente marcata. Ancora il pallone finisce a Lauriti Matos, ma c'è il doppio rimbalzo e dunque possesso palla cambia, però in questo momento coach Cavallaro ferma tutto e chiede time out. Lasciamo un attimo linea alla regia, torniamo tra circa un minuto, saremo di nuovo in vostra compagnia. Mi è piaciuto
come sta difendendo Lezzo? Sì, sì, va bene. Perché? No, mi stupisce questo timeout, onestamente, vero che? Perché purtroppo non trovano la possibilità di passare la palla a Durant, che vada a Durant. Vabbè, non importa, però abbiamo trovato i più distintivi rispetto a San Diego. Bene, riprendiamo quando il tabellone segna 9 minuti e 13 secondi di gioco, con il Salerno sta conducendo per 4 reti a 3. Possesso palla Mechanic System Oderzo, Di Pietro centrale, in questo momento Duran, Di Pietro, Oyeswold. Di Pietro cerca di allargare il gioco, taglio della Pugliara, Di Pietro lancia e qui c'è un rigore netto con Loredo al momento del tiro, è stata completamente cinturata del primo 7 metri del match. Sicuramente sarà Arasai Duran contro Ferrari, vediamo se la Duran riporterà il match in perfetta parità. Ed è così, non sbaglia i suoi primi 7 metri, 4-4. Sì, Oderzo che continua in questa scelta tattica di inserire un'ala in taglio, in doppio pivot, e sta trovando spazi sulla linea. Abbiamo visto anche in precedenza come nel taglio della Pugliara ci fosse stato un ostacolo a parte della difesa del Salerno. Salerno che dalla costa, Manojlovic prova a entrare. Prova dalla costa, diretto questo tiro sul 7, preciso, chirurgico, 5-4. Sì, bene il tiro, un attimo in ritardo Vito Bello che è andata un po' troppo a chiudere sul terzino sinistro, lasciando troppo spazio al centrale, in questo caso dalla costa, per un tiro senza opposizione. Oyeswold centrale, facile per Ferrari, attenzione il veloce, fa buona guardia Barbara Beneghin che esce dalla sua area per... Sì, molto bene Beneghin, attenta, e interrompe quello che poteva essere un gol facile per Salerno. E in precedenza il tiro di Oswald non molto convinta, anche questo un tiro e ancora una volta lancia su Manojlovic e non sbaglia, errore sì. In fase offensiva parte sempre il contropiede lanciato dal Ferrari che trova questa volta lanciatissima Manojlovic che non perdona questo errore in fase offensiva del Mechanic System. Sì, Oderzo non deve intestardirsi con le soluzioni individuali, abbiamo grandi giocatrici, però dobbiamo continuare su questa scelta tattica del doppio pivot per trovare poi un tiro facile. Vediamo, con un po' di fortuna, ma la palla è arrivata a Coloredo che trasforma. Non è un caso che con un passaggio in più, un po' più di pazienza, si stia trovando la via del gol. Riduce le distanze, questo gol molto importante nel rimpallo, la palla finisce tra le mani di Coloredo che riesce a depositare alle spalle di Elisa Ferrari per il 6-5 che sta conducendo Salerno sulla Mechanic System. Manojlovic, Gomez dalla costa, Lauriti Matos, Gomez rallenta ancora per trovare. Sì, molto bene la difesa di Oderzo, adesso chiude, raddoppia su Stettler. Dalla costa, allontanata dalla Vitobello, Gomez dalla ora, costa, attenzione a Salerno che gioca col doppio pivot per cercare di abbassare i secondi e qui trova una buona scalata, ma è ancora una volta all'ala destra qualche difficoltà per Lauretti. Diciamo che non è la sua specialità da quella zona e chiaramente sì, esatto. Questo può rientrare è un rischio, errore. È un rischio che Oderzo può correre, quello di lasciare la scalata sull'ala destra. E qui bene Oyeswold, bella giocata veloce di tutta la squadra. Si gioca ad alti ritmi, Manojlovic
Sì, bene, bene Meneghin, è molto reattiva e su un buon tiro di Manojlovic. E Oderzo va in attacco per cercare di tornare in vantaggio. Come abbiamo visto, il Salerno ha cercato di accelerare i ritmi, pronta la risposta di Barbara Meneghin, che non si è fatta sorprendere, con il piede ha bloccato il tiro della Manojlovic. Tina Oyeswold subisce fallo da parte di Stettler, cade pesantemente ma si rialza prontamente. Tina Costa, Duran, purtroppo difetto di controllo del pallone. Non sono d'accordo con questa fischiata, è un'errata ricezione che è consentita, non ha palleggiato, quindi a mio avviso non era un fallo. E vediamo che entra, iniziano le rotazioni per Salerno, entra l'esperta la Kiernic, che subito chiama uno schema, evidentemente l'allenatrice Avram l'ha mandata in campo già con delle idee chiare. Dalla Costa, Gomez, Stettler non controlla palla e finisce in area. È molto bene la difesa qui di Pietro, ha disturbato Stettler prima della ricezione. Ha dovuto fare marcia indietro Oyeswold, sembrava lanciata direttamente in porta, scarica su Duran, rientra in questo momento con Loredo a prendere posizione sul pivot. Di Pietro sulla sinistra, giro palla che si prolunga da parte della Mechanic System, taglio Pugliara, Duran resista alla carica con la Kiernic che tenta di spostarla lateralmente, subisce fallo, rimesso in gioco dai 9 metri con Loredo, Oyeswold, Duran, Di Pietro, Duran con Loredo, il pallone è troppo avanti, difficile da controllare. Dalla Costa, attenzione, si crea un... Cosa fa Barbara Meneghin? Legge quello che poteva essere un gol facile per il Salerno, salva il risultato che rimane fermo 6-6. Sì, molto bene Meneghin che aspetta fino all'ultimo e quindi con reattività va a deviare il pallonetto di Dalla Costa. E Oderzo che continua a trovare il pivot o il taglio dietro il secondo difensore di Salerno e purtroppo anche nell'occasione precedente non con precisione, ma con Loredo era libera per andare a segno. Vediamo ora un... Sono okay. Stati fritti 2 minuti a Lauretti Matos. Prima c'era un cartellino giallo, non si è capito questa... Sì, evidentemente era già stata ammonita e c'era sfuggito forse questo. E non si può essere ammoniti 2 volte, quindi la sanzione successiva è la sospensione per 2 minuti. Quindi è inevitabile Salerno con l'uomo in meno. Vediamo se la Mechanic System riuscirà ad approfittare della situazione. Dunque... un uomo in meno a parte, inferiorità numerica da parte del Salerno. Di Pietro, Duran resiste alla Kiernic, Costa, difesa molto decisa da parte della Gomez. Di Pietro, Costa prova a saltare l'1-1 da quel lato, Elisa Ferrari chiude ogni spazio. Sì, qui Oderzo ha peccato un po' di egoismo, non si è giocato troppo di squadra, con la superiorità numerica si doveva cercare magari di far correre un po' di più la palla e mettere in difficoltà la difesa, invece si è cercato un'azione individuale. Vediamo. Ora Salerno sta giocando con l'extra player, è entrata Vittoria... Romeo sì. A prendere la fascia a sinistra, attenzione esce, passivo e ancora Meneghin attenta, decisa, è partita da scontri duri come giusto che sia
E qui fischiato uno sfondamento a Duran, ci può stare. È arrivata a contatto col difensore prima di superarla. E qui il commissario interrompe il gioco per sì, una sanzione al tecnico Cavallaro, immagino per proteste. Credo si riferisse all'azione precedente in cui Cavallaro deve aver protestato per l'azione precedente, quella in cui Krnic ha impedito a Meneghin di prendere palla da dentro l'area, forse con un po' di esperienza. Ah no? Sì, forse, esatto. Ma può essere ha anche ostacolato per, notevolmente. Può essere stato pure anche casuale. Anche perché il Salerno giocava senza portiere, poteva essere benissimo un'occasione, ma esatto, ha ostacolato chiaramente il recupero palla. Sì, ma forse fortuitamente. Palla persa di Salerno, veloce contropiede di Oderzo. E ottima parata di Ferrari, tiro con forse un po' di sufficienza di Pugliara, ma Ferrari in caduta e apre le gambe e fa una grande parata, importante anche per il momento della gara. Ultimamente abbiamo veramente due portieri che si stanno confrontando a distanza, importante la saracinesca di Baby Meneghin, ma da quest'altra parte altrettanto importante l'apporto di Elisa Ferrari. 19 minuti e 30 secondi, Gomez. Molta maestria in questo movimento. Sì, con molta esperienza. Molta esperienza. Prima Vito Bello e poi è andato a subire fallo da sanzione e rigore per Di Pietro. E vediamo Dalla Costa contro Meneghin. Primo rigore anche per il Salerno e prima dunque trasformazione 1-1, il punteggio dobbiamo aggiornarlo quando stiamo arrivando sui 20 minuti di gioco, con il Salerno che sta conducendo per 7-6, inferiorità numerica da parte della Mechanic System. Oyeswold bloccata da Krnic. Duran, il pallone troppo alto, difficile da improntare una conclusione. Costa, Duran cerca la Oyeswold, ma lì non si passa, fa buona guardia la Krnic che recupera palla, c'è fallo su di lei, con calma riparte Salerno grazie al vantaggio di una rete. Importante controllare e gestire questa palla in fase offensiva con chiaramente la superiorità numerica. Krnic centrale, Dalla Costa, Krnic, Gomez, va a vuoto Vito Bello, il corridoio si apre e la Krnic infila l'8-6. Sì, un errore di Vito Bello che ha cercato un intercetto in un momento in cui forse bisognava un attimo tergiversare e aspettare. E comunque Salerno era in superiorità numerica, quindi probabilmente avrebbe costruito comunque un buon tiro. Vediamo che Oderzo non opta per l'extra player e Salerno alza la difesa su Duran. Duran, Eleonora Costa, poi Svolda. Duran, Oyeswold, peccato. Beh, cosa è riuscito a fare Duran sulla Costa? No, buona giocata di Oderzo che nonostante l'inferiorità ha trovato un buon tiro di Costa che per sfortuna è uscito di poco. Ora palla persa di Salerno, diciamo che gli ultimi minuti di gara non sono forse la tensione, anche un po' di stanchezza comincia a fiorare e la qualità della gara è un attimo scesa nelle giocate, ma l'azione precedente di Oderzo è stata ottima per trovare Costa al tiro. Peccato per la Gomez, attenzione Duran, il tiro deviato e questa volta rimane possesso palla Oderzo perché il pallone finisce sulla linea laterale. Duran si gira e inganna e c'è pure sanzione per trattenuta della maglia da parte di Stettler.
e stavo per dire mi aspetto un tiro di Duran e mi ha anticipato, è stata più veloce di me ovviamente. No, questa volta è riuscita a fare la sua specialità, la... Sì, giro dorsale, classico giro dorsale, e Settler non è riuscito a fare altro che provare a trattenerla, ma è evidente la maglietta tirata e la sanzione. E ancora Salerno che gioca con l'extra player per attaccare 6 contro 6. Salerno sempre che conduce 8-7 quando ci approssimiamo attorno ai 23 minuti di gioco. Stettler, Kiernic prova a ispirare la dalla Occhio. Costa che si infrange sul muro, veloce ripartenza, Duran arriva Di Pietro, il sottomano, questa volta Ferrari ha preso le misure ed è via. Sì, diciamo ci poteva stare il tiro perché in velocità, però andava sfruttato forse meglio la superiorità numerica. Comunque è grande intervento di Ferrari che con la punta del piede arriva nell'angolino. Gestisce al meglio il Salerno questa inferiorità numerica grazie a questa prodezza di Ferrari. Kiernic dalla Costa, napoletano, Kiernic, Gomez, va il tiro. Sì, Salerno che in inferiorità numerica piazzano 1-0 che fa un po' male, ma la gara è molto lunga e adesso vediamo Oderzo se saprà sfruttare ancora gli ultimi secondi di superiorità. Duran, se ristabilisce la coppia Di Pietro centrale, Hoyerswold sulla sinistra, Duran, Eleonora Costa, questa volta riesce a perforare Elisa Ferrari per il 8-9. Sì, qui con pazienza Oderzo ha scalato palla fino a trovare Costa con grande angolo per poter andare al tiro e Salerno torna in parità numerica. Rientra la Stettler, dunque stiamo 24 minuti e 30 secondi, sempre vantaggio di una rete a parte del Salerno. Kiernic, Gomez, dalla Costa, napoletano, si accentra, Gomez, Kiernic, su di lei fa buona guardia Tina Hoyerswold. Attenzione, potrebbe andare il tiro subito, Kiernic, bloccata dalla Vitobello. Kiernic, Gomez, tiro diretto. Sì, un tiro centrale che Meneghin para, non riesce a controllare, quindi ancora palla a Salerno. Vediamo che Kiernic sta gestendo con intelligenza tattica l'attacco e qui un grande gol di Pina. Pina napoletano. Da quell'angolo questa sera fa veramente male, alta la sua percentuale di realizzo da quell'angolo, rientra in questo momento cambio tra Vitobello e Coloredo per la Mechanic System, giro palla con Di Pietro, Coloredo è anticipata, veloce ripartenza, Kiernic. Sì, qui ingenuità di Di Pietro, Coloredo esce per un appoggio ma era vicina ai difensori che hanno messo la mano per interrompere il passaggio. E qui buona palla, peccato, palo di Pugliara, ma era buona la giocata di Duran a trovare l'ala opposta. E Salerno forse un pochino più cinico in questo momento, sta... si è portato a più 3, il massimo vantaggio finora, ma Oderzo è in partita e deve essere solamente un pochino più precisa nelle giocate. Cavallaro richiama attenzione alle sue ragazze, veloce giro palla della Salerno, fa buona guardia e rigore per difesa in area chiamata a Pugliara, che evidentemente per andare a chiudere sul napoletano evidentemente ha tagliato sulla linea. Secondo rigore a favore
del Salerno, questa volta è Dalla Costa che si incarica della trasformazione. Più 4, 27 minuti e 12, 12 Salerno, 8 Mechanic System. Vediamo se nei minuti che mancano, nei secondi che mancano, l'importante è Mechanic System ridurre il divario. Gomez interrompe la trama, Duran si gira su di lei, in tre la bloccano. Di Pietro, Duran, Oyeswald. E la palla è finisce stata, in area. Sì, è stata presa a terra in area e quindi fallo in attacco e palla a Salerno. E non ci voleva però Derzo, era importante come dicevi cercare di ridurre un attimo il gap in vista della fine del primo tempo. Invece Salerno adesso rallenta un attimo, rifiata, per poi tra un po' cambiare ritmo. Kirnic, Gomez, Dalla Costa è qui che si concentra. Dalla Costa! È gran tiro di Ilaria Dalla Costa, sorprende un po' Meneghin sul primo palo, ma i continui movimenti di Salerno contro un Oderzo che comincia a essere un pochino stanco a fare questa difesa aggressiva sta creando qualche tiro più facile. Tina Oyeswald resiste alla doppia carica di Dalla Costa e Kirnic riesce a infilarsi e depositare il meno 4, 13 Salerno 9 Oderzo quando manca un minuto scarso. Il Salerno reclamava uno sfondamento ma giustamente la Tina è riuscita a infilarsi tra le due giocatrici che non erano appaiate, erano leggermente distanti l'una dall'altra e dunque per questo importante rete che dà una certa speranza prima del riposo napoletano. Gomez, Dalla Costa, il tiro fuori completamente dello specchio difeso da Meneghin, riparte velocemente Di Pietro, lancia su Beatrice Pugliara che in qualche maniera riesce a bloccare. Sì, deve battere ovviamente da fuori delle linee dei 9 metri, mancano 15 secondi, 10 secondi ora, bisogna trovare un tiro. 5 secondi e tiro murato. È il giusto fallo di Oswald per impedire il contropiede. Finisce qui i primi 30 minuti di questo recupero della quinta giornata del girone di ritorno. Per il momento si va a riposo con il Salerno che sta conducendo qui al Palamasotti di Oderzo sul 13-9. Una buona partita della Mechanic System soprattutto nei primi 20 minuti, poi negli ultimi 10 minuti del primo tempo il Salerno ha preso le misure, fondamentali sono stati anche i contropiedi lanciati da Elisa Ferrari che in più occasioni ha portato le sue compagne direttamente a tu per tu con Barbara Meneghin che in più di un'occasione ha cercato di limitare i danni. Da parte del Salerno ha fatto sì che venisse rimandato fino alla data odierna. Con il recupero con il Salerno, come abbiamo detto, ha disputato un buon primo tempo, un ottimo primo tempo, soprattutto nei 10 minuti finali con cui ha creato questo solco di 4 reti. Possesso palla Oderzo, Di Pietro, Duran non trova lo spazio per andare al tiro. Eleonora Costa, Duran, Mura, Dalla Costa, riprende il pallone Di Pietro, attenzione al passivo, Oswald, Duran, Di Pietro, nel sottomano il pallone finisce alla Pugliara che lamenta. E questo tiro della Di Pietro viene smorzato dalla difesa. Sì, questo tiro mentre precedente era sotto passivo e quindi
ci stava. Questo era un po' una forzatura, c'era ancora la possibilità di costruire un attacco con più pazienza, visto la palla recuperata da Pugliara in angolo. La Kern ci ha lasciato spazio alla Manojlovic in questo secondo tempo. Vitobello molto alta per cercare di interrompere la trama offensiva. Attenzione, Gomez, ma da quest'altra parte Meneghin fa buona guardia. Oyeswold, Duran deve fermarsi, dalla Costa la blocca, da quest'altra parte Eleonora Costa deposita la doppia cifra, 10 Mechanic System, 13 Salerno, meno 3 Oderzo, dunque apre le marcature nella ripresa. Forse speriamo che sia un buon segnale. Sì, certo, Meneghini in precedenza ha fatto un ottimo intervento e poi in seconda fase Oderzo ha trovato una buona costruzione per mandare il tiro Costa. Come avevi sottolineato tu, Andrea, importante far girare palla, avere pazienza. Da quest'altra parte però dalla Costa fa tutto bene, la sua elevazione, il tiro molto potente e naturalmente batte Meneghin tra i pali, 10-14. Sì, Salerno continua con questo gioco molto veloce e con cambi di posizione, alla fine trova dei tiri puliti e Dalia Costa è in serata, in ottima serata. Difetto di controllo, sì. Palla, Oyeswold resiste alla doppia marcatura Manojlovic dalla Costa, si riparte con 9 metri, Di Pietro cerca di suggerire la palla alla Colloredo, trattenuta, si riparte Duran, attenzione, tra poco scatta il passivo. Oyeswold prova a saltare. Sì, ottima giocata di Oyeswold che poi subisce fallo e non riesce a concludere con forza. E qui credo saremo al limite del passivo. Ecco infatti gli arbitri che chiamano passivo. E Ferrari intuisce il tiro di Duran che era ben indirizzato ma capito dal portiere di Salerno. Duran doveva assolutamente andare al tiro, ha cercato di trovare l'angolo dalla Costa, ci mette il piedino Costa, su cui Lauriti Matos inciampa e procura i 7 metri a cui la Manojlovic ora si incarica alla trasformazione. Sì, rigore sacrosanto dal regolamento. E per fortuna di Oderzo, rigore che si stampa sul palio con Meneghin battuta. E Oderzo che deve trovare un po' più di fluidità di gioco, un po' più di rapidità. Anche perché la difesa del Salerno è molto attenta anche in questa seconda frazione. Abbiamo visto come Eleonora Costa abbia subito la pressione, Oyeswold resiste qui soprattutto sulla Oyeswold, le attenzioni sono soprattutto sulla Duran e forse ci sarebbe più spazio per la Oyeswold a sfruttare la sua fascia destra. Sì, si cerca forse di sfruttare un po' la giovane età dell'avversario di Oyeswold che poi in realtà ha un anno in meno o due. Eleonora Costa, Di Pietro, va il tiro in mezzo a un ugolo di mani, passa il pallone e inganna in questo momento anche Elisa Ferrari. Gomez questa volta è tutto in velocità, si fa trovare molto pronta la Stettler che non fa altro che depositare il pallone in rete. Sì, in questo momento Salerno trova un pochino più con facilità la via del gol, mentre Oderzo sta faticando un po'. In precedenza Di Pietro ha trovato una rete su un tiro anche lì un pochino forzato, ma sono soluzioni che lei ha. Oyeswold su di lei, la Dalla Costa fa buona guardia, si lamenta la Oyeswold per il trattamento subito. Di Pietro, spinta Gomez, tra Gomez e Matos troppo vicine, Eleonora Costa
prova ad andare via. Sì, Salerno in questo momento sta dimostrando, essendo un momento molto importante della gara, non vuol far rientrare Oderzo, qui un errore, ma Ferrari fa un intervento strepitoso. E dicevo che Salerno, a parte questo errore precedente, sta veramente difendendo con grande forza e grande determinazione. E non vuol far rientrare Oderzo nei primi minuti del secondo tempo per poi cercare di gestire il vantaggio. È rientrata Carlotta Poderi, in questo momento fa buona guardia anche lei su questo settore di sinistra dove ha bloccato la Stettler. Matos raddoppia, Gomez dalla costa, ed cosa fa Lauretti Matos? Napoletano, scusa. Sì, mette il pallone sotto il 7, difficile da parare. Vediamo che sì, Poderi è entrata solo per la fase difensiva in sostituzione di Coloredo, e con Oderzo che si schiera in più classica 6-0. Oyesvolda Di Pietro per cercare Beatrice Pugliara, il pallone trova Di Pietro, il suo alla fine tra le due, la Dalla Costa spinge Beatrice Pugliara che non accetta il trattamento. Duran si gira e c'è il rigore sacrosanto, eppure sanzione per Lauretti Matos, anche se forse il fallo non era della Lauretti Matos, era suo, ma adesso il nostro buon regista magari ci farà un replay dopo il rigore. Non ci fa replay. No, non ci fa replay. Niente, non li abbiamo pagato abbastanza. No. Alla fine di tutto fa tutto assieme, ha detto. Duran contro Elisa Ferrari, 16-11. Inarrivabile per la Ferrari questo tiro che finisce a fila di traversa per questo 16-12. Extra player ancora in uso a parte del Salerno, con Vittorio Romeo che la troviamo sulla fascia destra a posto della Lauretti Matos. Manojlovic centrale, Gomez, ecco, tocca palla Romeo, Manojlovic dalla costa, Napoletano, Gomez, Romeo, resiste il pallone troppo basso, attenzione. Immagino verrà chiamato passivo. Esatto. Gomez per la corrente dalla costa. Manojlovic, molto brava. E purtroppo c'è sanzione per Poderi, ma non so, da questa posizione non ho visto esattamente cosa... Può aver visto l'arbitro che era più vicino e quindi ha giudicato un fallo grave. Si lamenta Cavallaro per questo provvedimento che in questo momento cade su una Mechanic System con fame di recupero sul risultato. Più 5 Salerno, 17-12, quando ci stiamo avvicinando ai 10 minuti di gioco della ripresa. Di Pietro centrale, Duran, e sì, il pallone, c'è anche la sfortuna, pallone colpisce il palo e finisce fuori. Sì, fantastica linea. Giocata di Duran che supera Gomez, sembra voler passare la palla, invece poi con un rapido movimento tira in porta e sorprende tutti e purtroppo colpisce il palo, ma grande giocata da campionessa. Manojlovic centrale, Gomez, vediamo come saprà sfruttare in questo momento il Salerno. In questo momento Gomez, pallone deviato dal muro, o Duran o Di Pietro, una delle due sicuramente hanno toccato quel pallone sufficiente per provocare quella deviazione che ha ingannato Menichin tra i pali per questo 18-12. Sì, ora il divario comincia a essere un po' pesante per Oderzo, anche perché sì, tre sono le reti che Oderzo ha realizzato nei 10 minuti di ripresa, e
e sono un bottino un po' magro. Duran ha cercato di fare una giravolta, ma è stata in qualche maniera bloccata e dunque ha commesso passi. Sì, Gomez si aspettava questa giocata ed ha chiuso in anticipo lo spazio sulla sua destra. Manojlovic, Gomez, Costa, blocca, Manojlovic ancora. Di noi Svold molto brava in difesa, interrompe le trame del Salerno. Sono terminati i due minuti di sospensione da parte su inflitti alla Poderi, che rientra. Gomez, Manojlovic. Cosa fa Pina Napoletano? Riesce a recuperare un pallone che sembrava perso. Sì, molto reattivi gli atleti di Salerno, che dopo una buona parata di Meneghin sono le prime ad arrivare sulla palla. È evidente che Salerno è venuto in terra veneta per fare bottino pieno e in questo momento lo sta meritando. Manojlovic si interpone, Di Noia svolta, c'è anche un pizzico di fortuna che gira a favore anche della Salerno. Molto brava a questo punto Di Pietro a cogliere di sorpresa la difesa della Salerno e imbeccare Colloredo che deposita il 13-19. Diciamo il palo colpito in precedenza, il pallone che si perde sul fondo e il palo colpito a Salerno recuperato dal Napoletano. Sì, che però io dico che Napoletano è arrivata prima del difensore di Oderzo a prendere, esatto, quella palla. Quindi fortuna, ma se l'è cercata. Se l'è cercata. Gomez, Manojlovic, difficoltà di controllo del pallone, arriva in velocità, c'è questo difetto, ma chiaramente in questo momento è permesso tutto alla Salerno, che sta conducendo un più 6, 19-13, con la Kirnic che si sta scaldando per rientrare in campo. Di Pietro sta per lanciare Duran. Oyesvold chiama l'appoggio e questa volta ecco qui la soluzione che abbiamo così auspicato, l'intervento della Oyesvold che si accentra e deposita il pallone sul 7 per il 14-19. Sì, buon tiro di Tina, deviato dal portiere, che Elisa Ferrari era arrivata a toccare anche questa palla. Sì, abbiamo bisogno del contributo di tutte le giocatrici, andiamo un pochino a sprazzi, mentre diciamo Salerno dà un po' più di continuità al proprio gioco e vediamo che qui trova in con velocità. Grande mestiere la Manojlovic si infila e riesce a procurarsi questo rigore. Evidentemente le due ragazze dell'Oderzo non sono riuscite a chiudere bene lo spazio dove la Manojlovic si procura questo importante 7 metri. Siamo sulla 19-14. Gomez alla trasformazione. Peccato, Meneghin era riuscita a toccare la palla e aveva intuito l'angolo di tiro, un pallone non angolatissimo ma tirato forte da Gomez, e sarebbe stata importante questa parata per provare a riportarsi a meno 4. Adesso attacca per il meno 5. Duran è molto attenta alla difesa qui. Oyesvold però recupera palla Oderzo e trova in Oyesvold la giocatrice più veloce nel recuperare. E nel frattempo dobbiamo anche assistere al due minuti inflitti, sono stati inflitti due minuti sì a Manojlovic. Extra player in corso da parte del Salerno, momento decisivo a mio avviso. Se Oderzo adesso riesce a sfruttare questa superiorità per recuperare un paio di reti, altrimenti credo che poi sarà difficile successivamente recuperare questa gara. Abbiamo raggiunto, molto brava la risposta. Importante.
attacco altrettanto importante per portarsi a meno 4. Doran spostata, peccato davvero. Era giusta la scelta di Dura, che poteva trovare Costa oppure Pugliara in ala. Ha trovato un bel assist per Costa che non è riuscita a trattenere il pallone proprio in un momento in cui il pallone finisce di nuovo in possesso Salerno per la ripartenza, e Laura Avram preferisce chiamare questo time out quando siamo ormai a metà del secondo tempo, 45 minuti e 10 secondi, 15 minuti e 10 secondi della ripresa, e il Salerno conduce sempre con un vantaggio di più 5, 20 a 15. Sì, Avram capisce che questo è un momento decisivo del match e quindi vuole costruire il prossimo attacco sulla sua lavagnetta e cercare di trovare un gol, nonostante l'inferiorità numerica, che spenga un po' il tentativo di recupero di Oderz. Quindi time out assolutamente giusto e al momento giusto. Ormai le squadre sono pronte a rientrare in campo, possesso palla Salerno, vedremo subito all'opera come Laura Avram intende far giocare questa azione da parte delle sue ragazze. Dalla Costa, Napoletano, Gomez, Romeo, Kirnic, Dalla Costa. Fa molta attenzione la difesa della Mechanic. Gomez, Dalla Costa, ostacolata al momento del tiro. Buona dunque la difesa della Mechanic, che riparte. Duran si avvia per l'inserimento della Tina Oyeswold, che deposita in rete, e qui Dalla Costa non pulita nel rientro, commette fallo sulla corrente Tina Oyeswold e si becca i secondi, 2 minuti di sospensione. Sì, come hai detto, era un momento molto importante e Salerno è riuscito a mangiare parecchi secondi della sua inferiorità numerica, ma poi non ha concluso bene con Dalla Costa, e Oderzo in ripartenza si è portata a meno 4 e ha in dote anche un'altra esclusione per 2 minuti, quindi in questo momento 5 in campo per Salerno. Tra poco rientrerà immagino un giocatore che potrebbe essere o Ferrari o Manojlovic. Romeo, Gomez, Stettler, Romeo, Gomez prova ad andare al tiro, pallone deviato, attenzione, porta vuota e rete importante di Costa, e Dalla Costa riesce a infilare importante rete con l'assenza del portiere. L'extra player gioca male per il Salerno. Sì, erano in doppia inferiorità a Salerno e il tiro di Gomez murato, stavolta la fortuna ha guardato dalla parte di Oderzo e la palla è arrivata a Costa, che ha segnato a porta vuota. Adesso ancora passivo per Salerno, un tiro d'angolo morto per Romeo, un po' forzato, e Oderzo che può attaccare in superiorità numerica sul meno 3. Di Pietro, Oyeswold, Duran, Di Pietro per il meno 2, attenzione, si riscalda il clima qui alla Pala Masotti con la Mechanic System, che riesce a accorciare, si porta a meno 2 quando mancano 12 minuti e 30 secondi al termine. Dunque risultato in qualche maniera riuscita in qualche maniera a ribaltare e a riportarsi sotto. Dunque si fa vivo il match. Gomez, Stettler, fa buona guardia, importante l'azione della Oyeswold in fase difensiva. Manojlovic, Gomez si blocca, no, da lì non si passa. Manojlovic, Lauriti Matos. Palla persa di Salerno, che in questo momento è un pochino in confusione, e forse anche per
Sì, anzi, assolutamente per il recupero che sta mettendo in mostra Oderzo. E adesso però si torna in parità numerica, Salerno in vantaggio di 2 reti, 12 minuti al termine, partita assolutamente riaperta. E Oderzo che è molto carico per cercare la grande impresa. Guardiamo, attenzione, un fallo sulla Beatrice Pugliara. Gli arbitri indicano possesso palla sempre Mechanic System, siamo di 9 metri. Attenzione, fanno rispettare la corretta posizione Colloredo di Pietro. Di Pietro, Duran, Oyeswold, Duran, esce Colloredo, Di Pietro, Tina Oyeswold, fa buona guardia su di lei il Salerno con la Kirnic che la mette a terra. Di Pietro, Duran resiste al placcaggio della Kirnic. Attenzione, Cavallaro vede un attimo di difficoltà delle ragazze, è un momento topico questo per la Mechanic System ed è propedeutico questo intervento di Cavallaro che chiede time out in questo momento in cui gli arbitri avevano segnalato il passivo. Siamo sul 18-20, dunque si riprenderà con la situazione in cui la Mechanic System dovrà giocare al meglio questo pallone che ha a disposizione. Abbiamo visto come la difesa del Salerno si sia chiusa a riccio e soprattutto sia su Duran che su Di Pietro e sulla Oyeswold abbiano fatto una difesa molto arcigna bloccando ogni tentativo di penetrazione. Mancano poco più di 10 minuti e l'Oderzo è riuscito in qualche maniera a ribaltare le sorti, a riportarsi a meno 2. Terminato il time out, rientrano le squadre, dunque vedremo soprattutto Cavallaro cosa è riuscito a suggerire alle proprie ragazze per cercare, attenzione, sempre passivo Di Pietro, Pugliara, Oyeswold, Costa, Duran, Di Pietro sotto mano, ribattuto. Sì, importante parata di Ferrari su un buon tiro di Pietro e ora Salerno si riporta in attacco in parità numerica. E sì, ottima difesa di Salerno che è completo, è tornata a chiudere ogni spazio all'Oderzo. Tornata Lauretti Matos sulla fascia destra, raddoppio, doppio pivot, Manojlovic prova a infilarsi, Gomez, Stettler riceve palla da quella situazione, non si passa con Duran e Di Pietro, la Duran si arrabbia perché non ritiene che fosse effettuato fallo sulla Stettler. Il fallo era di Pietro, infatti, non di Duran. Kirnic e Pina Napoletano, da lì la capitana. Sì, Napoletano questa sera cecchino, infallibile dall'ala. Più 3, 18 a 21, mancano 10 minuti al termine. Di Pietro, Oyeswold, Duran, Oyeswold, in due Manojlovic e anche Napoletano la bloccano. Di Pietro, Oyeswold. Attenzione, Pina Napoletano da sola si invola ed ecco, gliel'ho un po' guffata evidentemente perché sbaglia quello che era il tiro più facile finora della sua gara in contropiede e tira in corsa anziché un tiro in elevazione e Meneghin para sul primo palo e c'è ancora speranza per Oderzo che si riporta in attacco. Di Pietro, non riesce la trama offensiva della Mechanic System, recupera palla Salerno che ha una difesa molto attenta, fa molta attenzione a queste palle che
piovono in mezzo alla propria difesa e riesce a interrompere le trame offensive della Mechanic System. Possesso palla nuovamente Salerno, Kernic, Manojlovic, Kernic, Gomez, qui che praticamente si manifesta il giro, inserimento Lauriti Matos, Kernic, Manojlovic, c'è questa attenzione alla segnalazione del passivo, anche la difesa della Mechanic System fa buona guardia con Poderi che coordina tra lei e la Oyesvolda. Kernic si eleva al palo, blocca questa sua conclusione, si salva così la Mechanic System. Duran Di Pietro alla ripartenza, Oyesvold resiste, prova a spingere all'interno dell'area la Manojlovic. Attenzione, sì, un colpo per Kernic, ma si prosegue. E Oderzo che nei due attacchi precedenti ha sprecato due palloni, e molto importante questa azione. Di Pietro, arriva la Pugliara su di lei, Pina Napoletano fa buona guardia. Sì, in questo momento le difese che hanno la meglio sugli attacchi, che anche la stanchezza si fa sentire e anche le idee sono un po' più confuse. E attenzione, brutto. No, fortunatamente non è così brutto come sembrava. Credo una leggera distorsione per la caviglia per Stettler sulla ricaduta. Si riprende, gioco rallentato ora, Duran va da sola al tiro. Sarà ripara, ma riprende Pugliara, importante, importantissima rete del meno due. Questa volta è svelta proprio la Beatrice Pugliara a infilarsi su questo pallone che sembrava perso e a beffare la Ferrari tra i pali. 19-21, sempre meno due. Fa fatica però Oderzo a andare in rete, molta più facilità andare a concludere il Salerno. Gomez, Kernic, prova dalla sinistra Pina Napoletano, Kernic, Gomez, il pallone per la Stettler, non riesce Carlotta Poderi a bloccare la Kernic che va a depositare il più tre. Duran, Di Pietro, ancora Duran, viene buttata fuori dai 9 metri, deve ricominciare con calma l'Oderzo. 54 minuti e 20 di gioco, mancano 5 minuti e 30 al termine, sempre più 3 Salerno. Cosa grande, si inventa? Grande rete di Oyesvold, a mio avviso la migliore gara della norvegese finora, e farlo al cospetto della squadra più titolata degli ultimi anni è un gran segno di maturità e di presa di coscienza dei propri mezzi. Si è presa responsabilità di questo tiro, un tiro molto preciso perché è sentito proprio accarezzato alla traversa, si è infilata, difficile per la Ferrari raggiungere questo pallone, recupero palla veloce Oderzo, Duran fa tutta da sola, bloccata Eleonora Costa e deposita il meno uno. Rete, sì, rete fondamentale, e vediamo se Salerno saprà ritrovare un po' di serenità in attacco, perché troppi sono i palloni persi della squadra campana. Evidentemente anche il Salerno è arrivato in questo momento con scarso di lucidità e dunque qualche errore in più lo commette. La situazione si fa veramente incandescente, mancano 4 minuti al termine, sempre Salerno conduce per 22-21. Dalla Costa, Gomez salta, il pallone catturato dalla Duran, non sono così d'accordo gli arbitri, che c'era fallo su Gomez. E Lauriti Matos si procura questo rigore quando mancano 3 minuti e 30. Io chiederei un attimo un tuo intervento per capire se questo rigore... Allora, gli arbitri hanno fischiato un rigore per difesa in area, e da qui facciamo fatica a vedere
esattamente la linea, ma se li hanno fischiato evidentemente hanno visto questa infrazione. Gomez, e Gomez segna una rete importante. Più due Salerno a 3 minuti e mezzo dal termine. Mechanic System sotto di due reti, 23-21. Di Pietro resiste alla carica la Colloredo e riesce a infilare il meno uno. Importante questa rete che arriva al 57esimo. Mancano 3 minuti al termine, sempre il fiato sul collo del Salerno a parte della Mechanic System, che è riuscita a ribaltare il match e accorciare le distanze. Pallone in possesso Kernic dalla Costa, Gomez palla difende persa, il controllo palla persa ancora, Duran su di lei, la Kernic cerca di bloccare la ripartenza, Duran attina Oyeswold, Duran da quest'altra parte, la Costa rallenta, chiede alle ragazze di ragionare. Cambio attacco difesa, esce Poderi, entra Colloredo che è stata fondamentale in questo incontro con alcune sue soluzioni a rete. Tina Oyeswold, Di Pietro resiste, pallone rimane in possesso alla Mechanic System. Sì, 2 minuti al termine e attacco ancora di Oderzo e buona palla per Colloredo e rete pareggio fondamentale del pareggio. Siamo a 1:45 al termine e Oderzo e Salerno sono in perfetta parità, 23-23. Manovra palla Kernic, Gomez dalla Costa, Kernic ancora cerca di inserirsi Lauretti Matos per la dalla Costa ma perde palla, attenzione, recupera comunque il Salerno con la Kernic, la da Costa ha cercato di andare a rete, ha fatto buona guardia la Tina Oyeswold, Gomez sulla Kernic, c'è il doppio e qui controllo su di lei, entra Oyeswold e anche la Duran che blocca, attenzione, provano a dare direttamente al tiro, Gomez Kernic difficile da lì. Pina Napoletano veramente questa sera sta facendo tutte dei numeri. Sì, 40 secondi al termine, Salerno in vantaggio di una rete e immagino timeout. Sì, timeout per Oderzo. Timeout Oderzo quando manca 30 secondi al termine, dunque c'è nulla da fare, la situazione si fa piuttosto complicata e la Mechanic System si gioca tutto in questi ultimi 35 secondi di gioco, deve assolutamente recuperare questa rete, possesso palla, deve gestire al meglio, per questo che coach Cavallaro ha chiesto questo timeout che si fa propedeutico giunto a questo momento del match, un timeout che si fa fondamentale per cercare di ristabilire la parità. Ha faticato tanto la Mechanic System tutta la ripresa, questa lunga rincorsa che si è materializzata con il pareggio che è riuscita ad ottenere e il Salerno che è riuscita in più di un'occasione dunque sempre a portarsi avanti di quel punto che gli consente attualmente di portare la partita verso la sua vittoria. Bisogna vedere questi ultimi 30 secondi come la Mechanic System saprà gestirla. Di Pietro, Tina Oyeswold, c'è un taglio di Beatrice Pugliara, Duran, il suo tiro bloccato dalla Elisa Ferrari. Vediamo, Oderzo cercherà un po' di pressione a tutto campo per cercare di far sbagliare Salerno che ha 10 secondi al passivo. Termine, 10 secondi, attenzione. Vediamo che anche passivo. Ferrari
Attenzione, questo pallone della Colloredo. È incredibile, incredibile, incredibile. La Gomez non ha saputo gestire questo pallone sul fischio del passivo. La Mechanic System riesce a ribaltare e a recuperare questo match. 24-24, questo è il tabellone. Avram si lamenta e anche le giocatrici del Salerno vanno presso la coppia arbitrale per far sottolineare la loro mancata approvazione per questa decisione, per questo passivo chiamato, però è stato fondamentale questo recupero e fondamentale il recupero del pallone finito alla Colloredo, che non si è fatta pregare, è stata fondamentale il suo apporto in questo match. Vediamo abbracci e baci tra le giocatrici al termine di questo sofferto incontro. 24-24, un match che sembrava in possesso del Salerno, ma a questo punto tutto merito dell'Oderzo aver recuperato e ristabilito la parità. Sì, Oderzo è stato molto brava nel momento della doppia inferiorità di Salerno a sfruttarla per recuperare e per ridurre il distacco. A quel punto Salerno ha avuto un po' di paura del recupero di Oderzo, che ne ha approfittato e con merito si è portata al pareggio finale. Situazione finale, non mi è stata molto chiara la fischiata degli arbitri, nel senso che hanno chiamato passivo, ma dopo due passaggi hanno fischiato